Cari amici, bentornati su Mirado di Rado, video in collaborazione con Pearl Shaving, di cui vi mostrerò due articoli. Il primo è un sapone, che è questo Shaver's Spirit, un sapone simile a Sunrise Bliss, con questa formulazione naturale, artigianale. Profumazione di bagnoschiuma, di un bagnoschiuma di quelli che si utilizzano una volta tornati dal mare, ok? Quelli un po' dopo sole. Bagnoschiuma, passate per le scale del condominio, c'è qualcuno che ha fatto la doccia, sentite in una serata di luglio, sentite questo profumo, ok? Piacevole, molto interessante. Intanto prendo un po' col cucchiaino, non mi avete mai visto fare questo, però oggi lo voglio fare. Ne vado a prendere un po' col cucchiaino e lo vado a mettere in una ciotola che mi ha mandato sempre Pearl, una ciotola in plastica, insomma, molto tranquilla, comoda, devo dire, l'ho già utilizzata una volta. Sempre utile avere un qualcosa di infrangibile. Questa è plastica, se cade non c'è niente. Allora, un po' d'acqua giusto per ammorbidirlo, perché il sapone è piuttosto è privo d'acqua. Sembra privo d'acqua perlomeno, è un po' polveroso, se vogliamo. Vediamo se c'è l'acqua. C'è acqua demineralizzata, però è all'ultimo posto dell'INCI, quindi è proprio alla fine. Infatti è molto poco idratato, non è una pasta morbida. Ok, confezione da 100 grammi, piccolina, portatile, volendo anche da viaggio. Interessante, però da viaggio preferirei più una crema. Così, insomma, una pasta. Questa qui che è molto polverosa, quindi no. Forse da viaggio non è il caso. Rasoio Single Edge The Sleek. Questo lo stiamo vedendo un po' in giro. È un rasoio che ha una caratteristica. Ha praticamente una conformazione, a parte è molto carino, veramente molto molto carino. Vedete com'è fatto? Molto bello. A me piace tanto. Se lo andiamo a allentare qui sotto, poi possiamo andare a togliere il cappuccio, il coprilametta. E qui c'è un magnete. Questo magnete terrà ferma la lametta in posizione. Grazie a questi due perni laterali, la lametta si poggerà qui e non andrà da nessuna parte. Però, la stessa azienda ci ha avvertiti, occhio, perché potrebbe avere un problema di disallineamento durante l'utilizzo. Cavolo, non è da sottovalutare questo problema. Però io ho avuto un pensiero a tal proposito. Una Silver Max mezza lama, già tagliata, ce ne sono diverse, credo una quindicina dentro la scatola. Inizialmente quando vi arriva sono tutte quante alla rinfusa. Però c'è il loro alloggiamento, c'è una zona della scatolina che riporta la dicitura blade, quindi lì ci vanno messe queste lamette. Tra l'altro ho già utilizzato questo rasoio con queste lamette e una rasatura e mezzo riesco a farci. A metà rasatura già non sembra non taglino più. A metà seconda rasatura. Allora, la lametta quindi si poggia con questo magnete, perfetto, così, e poi avendo soltanto questo perno che blocca qui, si teme, e nessun perno dietro, nessun doppio pin che tenga bloccata la lametta verso l'alto,
si teme che con una forza su un lato la lametta possa basculare, diciamo così. Io non credo che questo possa accadere, sapete? Per motivo di gestualità di rasatura. Quando andiamo a raderci, la forza è sempre, perlomeno io imprimo una forza costante sulla lametta, mai una forza su una parte o su un'altra. Ma vediamo adesso nell'utilizzo se questa cosa si verifica. La barba è di 6 o 7 giorni, non ricordo con esattezza. Nella scatolina che vi mostro all'interno, questa è la zona delle lamette, qui c'è scritto Blade, è la zona delle lamette, io le ho riordinate qui dentro e poi c'è uno stand, si intravede il suo perno. Questo stand al fondo gommato in silicone, il rasoio ci si infila dal foro che ha sulla base, quindi è molto comodo da tenere sul lavandino in questo modo qui, così, veramente comodo, molto interessante. Allora lo uso, lo metto proprio a modo, a dovere. Ecco, la stessa acqua di vegetazione, diciamo così, perché poi alla fine l'ho lasciato un po' in ammollo, vado a fare il montaggio e utilizzo quella spazzola che mi hanno mandato la volta scorsa, quindi questo zebra sintetico, che di solito quando con un pennello non mi trovo, quando poi lo utilizzo per un montaggio in ciotola, cambia comportamento. Questa cosa è accaduta anche, per esempio, con l'Omega 98, che in face lathering non mi è piaciuto, non riesco a utilizzarlo in face lathering, però poi con un montaggio in ciotola devo dire che acquista tutto un altro, un'altra caratteristica, altre caratteristiche, perché riesco a far riempire tutte le setole di prodotto. Tanto qua, montaggio quasi istantaneo, eh? Quasi istantaneo. È un sapone basico, ha soltanto olio di cocco come grasso e poi il resto sono tutte. Sembra un sapone fatto in casa. Pari pari. Io ho provato alcuni saponi fatti in casa da amici e sono molto simili. Mi sembra un sapone che ci facciamo noi. Quel sapone che si fa quando si conoscono le basi della saponificazione, cosa che non conosco io. Eccolo qua, vediamo un po'. Il pennello sembra una spazzola, cambia niente. Questo pennello non mi piace.
Non mi piace. Peccato. Peccato veramente. Avevo detto che l'avrei ricciuffato, ma boh, non lo so. Vediamo. Allora, io direi, vamos con questo slick armato di Silver Max. Sì, Silver Max. Vamos. Si sciacqua molto bene. La sensazione di taglio è piuttosto tranquilla. Sembra quasi che non lavori, in realtà. Possiamo vedere come non è assolutamente così. Lavora e come. Piuttosto intuitivo, bisogna tenerlo chiuso, abbastanza chiuso, ma comunque la testa ci dà indicazione sul da farsi. Primo giro concluso, anche piuttosto in fretta, in tranquillità. Vediamo un po'. Qualcosa è rimasto un po' indietro, qualche peletto quella, però confido nel contropelo.
Necessito di un ritocco, ma poca roba, eh. Giusto un passaggio assassino. Chiediamo cortesemente al pennello di restituirci il montaggio. Un po' se lo tiene. C'è più niente. O meglio, ci sono i classici rumori di pelo ancora ruvido, che però poi una volta riposata la pelle dopo la tratatura ci sono più. Ma poi in zone talmente strane, talmente. Basta. Sciacquo. Non ho un punto rosso neanche a cercarlo. Io, Manuel Rosini, che ogni volta che mi rado mi squarto, sempre, non ho un punto rosso neanche a cercarlo. Questo cosa vuol dire? Nonostante mi sia fatto la barba alle 23:34, vedete? Quindi quando scrivete, ma ti devi fare la barba la mattina, shh. Non è detto. Forse avete ragione, ma non è detto. Eccolo qua. Allora sì, dai. Sono sempre io. Sono sempre Manuel. Ce l'ho un punto rosso. Dov'è? Già scomparso. Si è già cicatrizzato. Si è spaventato. lo so. Allora, io mentre faccio le pulizie qui, vi dico che la ciotola è stata comoda. La riutilizzerò sicuramente perché mi è piaciuta tanto. Il pennello no, anche con una seconda chance, con un diverso approccio, cioè col montaggio in ciotola, non mi è piaciuto per niente. Ha un ciuffo pessimo e questo, su questo non si discute, insomma, non mi piace.
Attendiamo che altri amici tonsori lo provino per vedere anche un po' i loro pareri. Il sapone è un sapone modesto, ha un inci molto corto, molto molto corto, è questa riga qui l'inci. Va da qui a qui. È un inci piuttosto corto, non... Acido stearico, acido palmetico, acido mistirico, olio di cocco, soda, diossido di titanio, fragranza e acqua demineralizzata. Poca roba. Però, insomma, artigianale, sembra veramente fatto in casa. Dall'amico che diventa bravo, gli riesce un sapone con un solo grasso e ve ne dà un po'. Tutto là. Con considerazioni però sul rasoio che io ho riposto dopo l'utilizzo. La mette ancora dritta. Guardate. È ancora perfettamente dritta. Se però esercito una pressione con un corpo su un lato, così la lametta diventa storta. La lametta è quasi scomparsa, vedete, qui c'è, qui non c'è, è quasi scomparsa. Andando ad aprire, ci rendiamo conto che in questa posizione la lametta poggia ancora sul pin, sul perno, qui la lametta non poggia più sul perno. Fino a poco tempo fa era perfettamente poggiata sui due perni. Quindi è una forza questa che ho impresso in questo momento con il cucchiaino, che non è stata impressa durante la rasatura. Quindi io sinceramente, questo è il terzo utilizzo che faccio con questo rasoio, perché prima di espormi in tal senso ho voluto conoscerlo un po'. Certo, tre rasature non sono tantissime. Però non è neanche apri la scatola e usa. Quindi vi posso dire che in tre rasature non ho mai avuto problemi. Ora ho un BBS tattile veramente notevole. BBS tattile, notevole. Mi è piaciuto molto questo rasoio, lo trovo veramente molto comodo, dall'approccio quasi come un multilama, molto spensierato. Ottimo. Le Silvermax, tra l'altro, sulla mia barba, con la mia rasatura, col fatto che non arrivano alla successiva, cioè ci posso anche cominciare un'altra rasatura, però dopo un po' non vanno più. Quindi sono già abbastanza stanche da non essere troppo taglienti, però la barba se la portano via, perché in quella geometria funzionano perfettamente. Concludo con lo stesso balsamo che mi hanno mandato qualche tempo fa insieme a Sunrise Bliss. Mi piacque così tanto che, perché no? Anche qui fragranza estiva, estiva proprio da serata estiva. Esco con gli amici in estate. Sentite questa profumazione di un prodotto, di un sapone, non di un profumo, ma ecco, di una lozione utilizzata, di un doposole, di una crema idratante perché magari il sole ci ha un po' seccato, insomma, di un qualcosa di tranquillo, di una serata tra amici, magari ecco, a bere qualcosa, a prendere un gelato, a fare una passeggiata a lungomare. Questo è un po' il clima. Veramente molto interessante. Tutto piuttosto dai toni pacati. Quindi niente di eclatante, niente di miracoloso, ma qualcosa di tranquillo. Sapete bene, perché ve l'ho già spiegato una volta, ma ve lo ripeto, che
Tutto ciò sul sito di Pearl Shaving non costa poi tantissimo. Ok, io vi lascio il link in descrizione e il codice MIRADO15, attraverso il quale potrete, applicandolo a fine carrello, avere uno sconto del 15% sul subtotale. Significa che voi fate la somma di tutti gli articoli che avete messo in carrello, quando fate l'ordine applicate il codice. Sui prodotti e sugli strumenti vi applica lo sconto. Successivamente applica la tariffa di spedizione in Italia che ammonta a 30 euro circa. Quindi consideratela questa spesa. Detto ciò, potete organizzarvi con un gruppo di acquisto, perché tanto poi una spedizione pagate. E quindi se sono due persone a ordinare diventa 15, tre persone diventa 10 e così via. Insomma, non vi devo spiegare questi calcoli basilari, sapete già per conto vostro. Poi non so dopo quanto questa spedizione magari diventa più costosa, però vuol dire che siamo in tanti e quindi forse non ce ne accorgiamo nemmeno. Ok? Detto ciò, io vi ringrazio, ringrazio ancora Pearl Shaving per avermi mandato questi prodotti. Ho un altro rasoio da mostrarvi perché mi ha mandato anche un altro rasoio. Questo però è veramente un prodotto di classe, quindi spero sia all'altezza delle aspettative. Io lo userò anche privatamente per poi portarvelo in video, come ho fatto con questo. Questo però ho voluto allo slick, ho voluto dare un'attenzione maggiore proprio per questa caratteristica, diciamo così, che lamentano alcuni e che poi anche Pearl ha notato. Io sono sicuro che nella prossima versione verranno aggiunti due pin qui sopra, nella parte superiore, in modo tale, come uno chiavette, di bloccare la lametta anche verso l'alto. Molto semplice. A incasso con il coprilametta. Lineare e preciso. Alla prossima. Ciao da Manuel e da Mirado di Rado.